Sono Ivan Coccia, un studente di Erasmus in Università Isabel I in grado di psicologia. È una università molto bonita a verla, una struttura molto, come si dice, nuova. Il sito anche è molto bonito. La signatura più interessante che ho fatto è, sin duda, psicologia del terrorismo, che non è una signatura che sta in Italia. Un'altra signatura molto bonita per me è psicologia e criminologia e gli aspetti forensi. Le altre signature sono simili alla che abbiamo in Italia. Antes di arrivare por aquí, nunca he visto come si hace un studio di caso, per esempio, o un foro di debate online, nunca lo he hecho, solo in vivo. In Italia facciamo foro di debate in vivo, per forma orale. Burgos è una città universitaria, no? E qui stanno muchos chicos en Erasmus. Aquí hay muchos italianos, así que ellos también me han ayudado a conocer un poquito el idioma. Integrarme en la ciudad ha sido muy amable la permanencia aquí. También he podido conocer estudiantes mexicanos, francés. Hay dos tipos de evaluación también en Italia. Però una similare alla evaluazione continua e una similare alla PEC, però sono differenti in alcuni punti. Ho visitato Santander, Madrid, San Sebastian nel Paese Basco. È molto interessante perché in psicologia del terrorismo studio la ETA, che è un gruppo terrorista del Paese Basco, e lì stanno monumenti nel nome delle vittime del terrorismo e ho potuto vedere in vivo lo che comporta. Sì, credo che dopo los 13 anni che hai in Italia mi puedo tomare in considerazione di specializzarmi in terrorismo o criminalità in generale, perché in Italia non sta un corso di terrorismo, sta criminologia. E basta. Sì, le persone dell'International Relation ha sido molto amabile con me, mi hanno aiutato a integrarmi, però lo che quiero dire a los otros estudiantes italiano o meno è che de hablar más con la universidad, perché io nel principio non ho parlato solo il primo dia che ha sido por aquí, hablar más, preguntar lo que son las signaturas, sí, el método de evaluación, porque es diferente, es nuevo.